Buonasera e bentornati ad una nuova edizione del TG6 che apriamo con il consueto bollettino del Covid, perché oggi in Abruzzo sono 1609 i nuovi positivi, di cui 927 emersi da test antigenico. In totale sono stati eseguiti 4893 tamponi molecolari e 9984 test antigenici rapidi. Si registrano 5 nuovi decessi, 245 sono i nuovi guariti, mentre nella nostra regione gli attuali positivi sono 92.436. Migliorano le ospedalizzazioni, 431 sono i ricoverati in area medica, giù di 25 unità rispetto a ieri, così come per le terapie intensive, dove attualmente i ricoverati sono 17, 3 in meno rispetto all'ultimo bollettino, mentre 91.988 persone sono in isolamento domiciliare. 343 nuovi positivi sono residenti in provincia di L'Aquila, 487 in provincia di Chieti, 293 in quella di Pescara e 430 in provincia di Teramo. 32 nuovi casi fanno riferimento a persone fuori regione e 23 sono in fase di accertamento. Questi ultimi dati confermano il trend in miglioramento e da lunedì, dopo un mese esatto, l'Abruzzo tornerà in zona gialla. E noi voltiamo pagina. Il prefetto di Pescara chiede di rispettare la normativa nazionale che vieta la somministrazione e il consumo di alcol dopo la mezzanotte. I gestori dei locali che lamentano i mancati incassi per le ordinanze sindacali chiedono un ripensamento, mentre il primo cittadino Masci è tirato in mezzo nella battaglia tra esercenti e residenti. Il servizio di Giuseppe Dintino. Le normative sono normative che si applicano su tutto il territorio nazionale. Rispetto a questa mi sembra che non ci sia una particolare attenzione da parte di tutte le situazioni legate a livello nazionale, non solo locale. Quindi credo che chiunque ragionerà in termini di buon senso, sapendo che non si possono danneggiare attività in un momento storico come questo. Bisogna trovare delle sintesi tra chi ha diritto a riposare e chi ha diritto a esercitare la propria attività. Dovrà prevalere il buon senso, dice il sindaco di Pescara Carlo Masci, riguardo a una lettera che ha creato scompiglio. La missiva è quella inviata dal prefetto alle forze dell'ordine affinché vigilino sul rispetto della normativa nazionale del 2001 che vieta la vendita e il consumo di alcolici dopo la mezzanotte. Gli esercenti, già fiaccati dall'incertezza di 2 anni di pandemia e ordinanze severe, sono subito saliti sulle barricate. Chiediamo un immediato ripensamento anche alla luce delle norme in materia, fa sapere la FIPE Pescara. È una raccomandazione nei controlli a verificare, ma questo intanto riguarda tutta la provincia di Pescara e non riguarda Pescara, perché il prefetto è il rappresentante del governo e si muove su tutta la provincia. Io ho soltanto, ovviamente dopo aver ricevuto la lettera, chiamato le associazioni di categoria per dire c'è questa situazione, tenetene conto. Poi le valutazioni sulla normativa, sull'applicabilità della normativa, sul superamento della normativa, queste sono tutte cose che riguardano i legali o che riguardano ovviamente gli approfondimenti necessari. Non è chiaro se la norma, che interesserebbe l'intero territorio nazionale, verrà effettivamente applicata e se sì, a partire da quando, se riguarderà la sola Pescara o l'intera provincia sotto il controllo del prefetto. Attualmente per ordinanza comunale i locali devono chiudere a mezzanotte dalla domenica al giovedì e all'1:30 il venerdì e il sabato. Gli esercenti hanno fatto ricorso al TAR a seguito della denuncia per rumori dei residenti di Piazza Musi. La situazione è delicata, dei rapporti tra chi vuole svolgere un'attività e vuole farlo nel tempo che ritiene opportuno e chi invece vuole riposare, ha diritto di farlo e si appella a normative e a diritti costituzionali garantiti. Cambiamo argomento. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari questa mattina ha visitato l'autostazione di Pescara. Per le criticità dei trasporti, la giunta Marsiglio dovrebbe dimettersi, ha detto l'esponente dei 5 Stelle. Vediamo. Presidente Marsiglio, assessore ai trasporti d'Annunzio, o si risolve davvero il problema del trasporto pubblico regionale o altrimenti le persone si dovrebbero dimettere, a mio avviso.
Carenza di personale, mezzi obsoleti e corse saltate. Continuano le polemiche riguardo la gestione del trasporto pubblico abruzzese. Il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari ha ispezionato la situazione. La giunta dovrebbe dimettersi, ha detto il pentastellato. In soli 3 giorni, dal 3 al 5 febbraio, sono saltate 50 corse nella provincia di Pescara che hanno interessato nello specifico i comuni Pescara, Pianella, Cepagatti, Cappelle, anche corse che vanno a Ortona. Potete immaginare quanti ragazzi minorenni che dovevano andare a scuola sono rimasti a piedi e quanti lavoratori pendolari sono rimasti a piedi. La cosa gravissima, solo questo dovrebbe far dimettere la giunta regionale, perché la giunta regionale si occupa di trasporto pubblico, governa il trasporto pubblico, e non erogare un servizio significa farsi indietro. Ma non solo, abbiamo denunciato criticità all'interno dei pullman, le obliteratrici che non funzionano, si sfasciano frequentemente, i pullman sporchi, i pullman che escono con le spie rosse accese, l'abbiamo visto stamattina, l'ennesimo pullman che si è sfasciato qui stazione. I bandi attualmente programmati non sono la soluzione, fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori, denunciando i tagli al costo del personale. C'è bisogno più che altro di una costante e continua inversione di tendenza. Non si può continuare a gestire l'azienda rincorrendo di continuo la chimera di abbattere i costi del personale. I costi del personale non possono essere abbattuti costantemente, il personale ha una dignità e questa dignità purtroppo non si può abbattere. Chiediamo delle risposte certe, le belle parole le abbiamo ascoltate fin troppo, abbiamo bisogno di un confronto certo e risposte concrete da parte delle istituzioni e dei vertici aziendali. Dopo la decisione del governo di mettere a gara le concessioni balneari dal 2024, i gestori ormai sul piede di guerra sono pronti a presentare una raffica di ricorsi. Il servizio di Paolo Renzetti. Non si stanno accorgendo in Italia che le grandi multinazionali stanno invadendo il territorio. Vedi Trieste, l'attività di Red Bull, che cosa ha intenzione di fare e che cosa ha già fatto. Quindi se noi dobbiamo essere i galoppini di chi deve gestire il nostro territorio, o che le dicesse il governo. Adesso la palla è passata al Parlamento. Noi vogliamo il riconoscimento aziendale, che è fondamentale, il riconoscimento professionale delle nostre attività, e inoltre la nostra tipicità ci deve essere riconosciuta come appare di un olandese, appare di un francese, sicuramente noi abbiamo la nostra italianità che ha un suo valore. L'Europa è un falso problema, il problema sta in Italia, vuol dire che in Italia ci sono delle lobby, e non dei balneari, delle lobby che vogliono a tutti i costi i nostri lidi. Le battaglie giuridiche sono alla Cassazione per smontare la sentenza del Consiglio di Stato, che riteniamo che abbia fatto delle cose che non erano di propria competenza, ma non lo dice Riccardo Padovan, lo hanno detto fior fior di professori di giurisprudenza. Seconda questione, se toccano le concessioni legittimamente autorizzate, ogni concessione farà ricorso allo Stato e quindi apriremo un contenzioso e forse si rischia che la stagione 2022 non parta. Federanziani è scesa in campo per dare un aiuto pratico a quanti non riescono ad avere un appuntamento per una visita medica in tempi congrui, secondo la legge. Vediamo il servizio di Selenia Secondi. Le liste d'attesa sono un punto dolente della sanità italiana, ancora di più dopo il periodo Covid. Federanziani ha messo a disposizione, proprio di quanti hanno bisogno di risolvere problematiche del genere, Pronto Senior Salute, che è un punto d'ascolto e di supporto per gli over 65 in difficoltà con le liste d'attese. Abbiamo qui la vicepresidente di Federanziani che ci spiega proprio in che cosa consiste questo servizio. Erano già un problema in Italia, adesso bisogna dire la verità fino in fondo, sono diventate un dramma a seguito del Covid, perché è chiaro che il Covid ha interrotto il normale flusso di attività e ci sono adesso centinaia di migliaia di arretrati. Abbiamo immaginato di fornire ai nostri anziani un numero di riferimento, è 06 62 27 4404.
Cos'è questo numero? È un servizio gratuito al quale ci si può rivolgere, fornire l'informazione che riguarda la prestazione richiesta e non effettuata. Faccio un esempio banale, chiedo una visita cardiologica, ogni prestazione ha una tempistica. Quindi la ASL è obbligata a rispettarla, oppure addirittura a dirottare su strutture private ove non fosse in grado di effettuarla entro X giorni. Noi verifichiamo la congruità della richiesta, cioè diciamo che studiamo la casistica e nei casi previsti ci rivolgiamo alla ASL, lo facciamo in maniera prima formale, poi facendo intervenire il nostro ufficio legale, e vi confesso che stiamo ottenendo risultati assolutamente positivi. Le risposte ci sono, noi speriamo che questo servizio nel tempo diventi inutile, perché significa che finalmente le prestazioni sono diventate fluide come è giusto che sia. L'associazione Codici ha promosso uno sportello che coordina tutti gli attori istituzionali del territorio volto a contrastare i fenomeni di violenza e dipendenza. Vediamo. Una rete territoriale a Pescara che mette insieme forze dell'ordine, ASL, psicologi, avvocati per contrastare violenze e dipendenze. È uno sportello dedicato alle violenze in generale e alle dipendenze patologiche. Poi abbiamo riscontrato, in base alla nostra esperienza, all'esperienza dei nostri psicologi, che sono collegate le due tematiche. Lo sportello, promosso dall'associazione Codici, è volto a contrastare episodi di bullismo, cyberbullismo, revenge porn, tossicodipendenza, cyberdipendenza, ludopatia, violenza di genere, stalking. Molti di questi fenomeni sono drammaticamente aumentati nel corso della pandemia. Noi faremo da coordinamento, da filtro, distribuiremo in qualche modo tutte le persone, orienteremo più che distribuiremo le persone verso tutto quello che c'è sul territorio, dal 15 rosso perché c'è il 112, 113, però tutto quello che succede nell'arco delle 12 ore, consideriamo che verranno tutti orientati verso i nostri psicologi, gli avvocati se servono, le forze dell'ordine, il pronto soccorso, i consultori, perché abbiamo i consultori, gli enti d'ambito territoriali, per cui tutti i servizi sociali. Noi abbiamo già creato questa rete, oggi sono qui, come vedete, e li ringrazio per farlo capire. L'associazione Codici può essere contattata in orari di ufficio allo 085 77 211. Andiamo a Chieti, dove il sindaco Diego Ferrara ha risposto alle accuse di Fratelli d'Italia e rassicura i cittadini che arriveranno ben presto i fondi CIPES per le opere di consolidamento di via Gran Sasso, una delle arterie principali della città. Vediamo. Chieti non solo avrà gli 800.000 euro del CIPES per la messa in sicurezza di via Gran Sasso, ma stiamo lavorando per reperire altri fondi per apportare nuovi interventi per il dissesto idrogeologico. Il sindaco di Chieti e l'assessore ai lavori pubblici rispondono così alla polemica sollevata da Fratelli d'Italia, che nei giorni scorsi aveva accusato l'amministrazione Ferrara di non aver ottenuto dal CIPES, il Comitato Interministeriale per la Politica Economica Estera, gli 800.000 euro per mancata presentazione di documentazione. Solo fake news, liquida così la vicenda il sindaco, che si dice disposto a dare notizie veritiere sullo stato delle opere, sia quelle ereditate sia quelle che sono state avviate dalla sua amministrazione con i 40 milioni reperiti in un solo anno. Il mancato finanziamento denunciato da Fratelli d'Italia riguardava la copertura finanziaria per la messa in sicurezza e i lavori di consolidamento di via Gran Sasso, un'arteria importante per Chieti sia per la posizione che per le abitazioni e le scuole che insistono su di essa.
Il dossier inviato al Ministero delle Infrastrutture parlava chiaro: il viadotto presenta notevoli criticità, in particolare in corrispondenza dei giunti. Il tratto viario è lesionato e degradato, le armature ossidate per assenza di copriferro a causa di infiltrazioni d'acqua e il guardrail deformato. In più, il tratto pedonale in un lato del viadotto è interdetto al passaggio. 4 anni sono trascorsi da quando il Comune aveva segnalato al Governo le opere pericolanti in città, ma ora per via Gran Sasso si avvicina la possibilità di interventi strutturali che comunque inizieranno non prima di un anno. Gli 800.000 euro saranno finanziati non appena portato a termine il progetto di fattibilità. 800.000 euro di cui si parla sono presenti nei progetti di fattibilità tecnico-economica e saranno deliberati dal CISP nel più breve tempo possibile, quindi non sono fondi perduti, ma abbiamo dovuto dare attuazione a dei progetti già esecutivi e conseguentemente è un problema solo di tempi. Mi dispiace solo che si faccia polemica da parte dell'opposizione, che è oramai è accorto di argomenti per attaccarci, e che con queste polemiche si metta in subbuglio e quindi si crei pericoli nella popolazione che non ci sono. Torniamo a Pescara, dove è andata in scena la 4ª edizione del premio L'imprenditore ideale. Molti i premi consegnati, tra cui quello alla carriera a Bruno Di Fabio. Vediamo. Pescara premia gli imprenditori del territorio. Questa mattina la 4ª edizione dell'Imprenditore Ideale, iniziativa curata dall'Agenzia Promozione Spettacoli e dall'Associazione Culturale Ulisse 2000, con il patrocinio dell'amministrazione provinciale. Premiati Serafino Menzietti, dei Centri Acustici Maico, Marcello Zaccagnini, dell'omonima Casa Vitivinicola, Angelo Di Nardo, dell'Istituto di Vigilanza Aquila SRL, Federica Chiavaroli, delle Scuole di Recupero Maior e Massimo Ranieri, della Ecolan Smaltimento Rifiuti. Consegnato anche un premio alla carriera, quella di Bruno Di Fabio, che ha speso una vita nel settore delle vernici. È una vita che riguarda 70 anni di lavoro sui 94 che attualmente ho. E lei ha fatto anche un po' la storia del tessuto economico abruzzese, uscendo anche dai confini regionali. Sì, tanto, non solo regionali, non solo italiani, ma anche esteri, quindi perché vendevamo anche all'estero. Io ho fatto molti viaggi sia in Kuwait, in America, in Egitto. Di Fabio è conosciuto anche per essere un appassionato di basket. Per molti anni è stato presidente dell'Amatori Pescara. L'ho fatto io la squadra totale e l'ho seguita per molti anni, effettivamente, con sponsor anche importanti. Oggi chi finanzia vuole molta pubblicità e vuole apparire sul mercato, mentre quello nostro allora era più una funzione di giovani che riuscivano a stare in avanti dentro alla categoria. Apriamo la pagina dello sport. Neanche il tempo di mettere da parte il pari di giovedì con l'Entella, che domani il Pescara ore 17.30 aprirà il trio di trasferte consecutive. A Fermo i biancazzurri sono a caccia della vittoria per non perdere ulteriore terreno dal terzo posto. Di contro ci sarà una Fermana che non vince da 10 partite e la cui panchina del tecnico Riolfo scricchiola Andrea Costantini. Dopo il deludente KO di Reggio Emilia, il Pescara ha reagito bene con la Virtus Entella. Lo 0-0 non è stato gratificante appieno, ma la squadra ha giocato, creato e concesso poco ad un avversario di ottima caratura. È mancato solo il gol, ma quel tipo di approccio e di modo di tenere con costanza il campo vanno ripetuti, perché è quella la strada che porta ad una crescita e di conseguenza a competere per il terzo posto, che nel frattempo torna a essere lontano 5 lunghezze. Ecco perché ora, oltre alla prestazione, servono punti e vittorie, che vanno trovati lontano dall'Adriatico, fatto che non deve spaventare poiché la squadra non risente granché del fattore campo. La media punti casalinga di 1.71 è di poco superiore a quella in trasferta, 1.58, e in particolare le prossime due saranno da non fallire: domani con la Fermana, mercoledì con la Vispesaro, chiusura del trittico in trasferta il 28 febbraio a Modena, gara proibitiva per un Pescara che con le big finora ha raccolto le briciole. Auteri ha motivato il 4-2-3-1 visto con l'Entella
con la condizione approssimativa degli esterni. Rasi in calo, Nzita con la testa tra le nuvole, Zappella e Cancellotti che devono tornare al top dopo aver smaltito il Covid. Così anche col rientro dalla squalifica di Nzita, Auteri potrebbe riproporre lo stesso assetto, ma con l'inserimento di forze fresche, visto che il Pescara ha giocato giovedì ed avrà un giorno in meno di riposo rispetto alla Fermana. Cancellotti, Gherardi, Derisio, Cernigoi sono elementi che possono tornare utili dal primo minuto. Da valutare Drudi e Rauti, spremuti nelle ultime giornate, Ingrosso, rilanciato dopo alcuni giorni ai box per un virus influenzale, e Ferrari, che Auteri tende a gestire. Ci sono impegni ravvicinati. Con queste parole il tecnico biancazzurro presenta il match. La gara che mi aspetto è una gara fisica, Fermana è squadra solida, tosta, forte dal punto di vista agonistico, quindi gara molto fisica. Terza partita in 7 giorni, non stiamo bene, adesso tireremo le somme su chi è più stanco, meno stanco, su chi ha problematiche eccetera, ma insomma andremo a giocare la partita per fare una gara importante. Sappiamo che dal punto di vista agonistico ci dobbiamo calare nella realtà della gara e poi far prevalere i contenuti tecnici. In casa Fermana la situazione non è rosea, la squadra ha il peggior attacco del girone, 20 gol segnati, e non vince da 10 partite, bilancio di 7 pareggi e 3 sconfitte. La zona playout è a un punto e la panchina di Riolfo, che aveva rialzato i marchigiani con il suo avvento al posto del dimissionario Domizzi, è in discussione. L'allenatore ligure non sarà in panchina poiché è squalificato, al pari del centravanti Marchi. La solida difesa di Canarini riavrà Blondet dopo le 3 giornate di squalifica, comporrà il trio di centrali con Scrosta e Urbinati, Rossoni e Alagna agli esterni, interni Baye e Capece, in avanti Cognini, supportato dall'ex Teramo Chiere Mateng e da Panitteri, molto bravo all'andata. Una squadra di tutto rispetto, con valori molto importanti, rose importanti, intercambi allo stesso, però devono venire qua e fare prestazioni importanti per portare via punti. Noi siamo pronti e volenterosi, mentalizzati, con la voglia di rispettare quelle che sono le nostre situazioni di classifica e di cercare di fare punti per quello che dobbiamo ottenere. I ragazzi sono presenti, viene chiesto loro solo di mettere attenzione, spirito e tutte le cose che sappiamo fare, niente di più. E domani alle 17.30 in campo anche il Teramo a Gubbio, continua il ciclo terribile di impegni per le squadre di Lega Pro, con i biancorossi desiderosi di cancellare la beffa di mercoledì pomeriggio contro la Pistoiese. Centellinare le forze in vista del doppio impegno interno della settimana prossima è l'obiettivo di Federico Guidi, che dall'altra parte conta di trovare la rabbia agonistica per tentare il colpaccio al Barbetti. Il servizio è di Jacopo Forcella. Rabbia e intensità, quelli che serviranno domani al Teramo, al Barbetti di Gubbio, per riconquistare i 2 punti persi mercoledì pomeriggio contro la Pistoiese. Partita giocata molto bene, una delle migliori anche per Federico Guidi, che però non ha portato a casa il risultato pieno. Ma c'è rimasta la consapevolezza di aver dato seguito alle prestazioni precedenti e tanta rabbia da sprigionare domani per una vittoria che ci è sfuggita, ma che avremmo meritato sul campo. Quindi ci portiamo dentro tanta motivazione per cercare di riprendere quei 2 punti che abbiamo lasciato per un episodio mercoledì. Gestione delle risorse, delle forze fisiche, Jacoponi e soprattutto Soprano, che ha giocato spesso in questo 2022, sono a rischio infortunio, allora la loro presenza andrà centellinata e studiata per bene. Le sollecitazioni sono state tante, c'è stato tanto dispendio energetico e dobbiamo valutare ogni singolo in maniera ottimale. Faccio un esempio: Jacoponi ha fatto una partita e mezzo da, non giocava da un anno, Soprano ha praticamente giocato ogni minuto, così come Arrigoni e Rossetti, quindi insomma su ogni singolo dobbiamo fare delle valutazioni attente per non andare a incorrere a degli infortuni, che in questa fase insomma manca poco alla fine del campionato e quindi poi c'è anche poco margine di recupero e quindi non dobbiamo assolutamente sbagliare le valutazioni. Probabile anche una nuova collocazione di Lorenzo De Grazia, provato trequartista dietro le 2 punte che domani potrebbero giocare entrambe, sia Bernardotto che D'Andrea. Su Lorenzo stiamo provando a
a farlo entrare nelle nostre dinamiche di gioco, anche facendogli occupare più spazi. È vero che in un centrocampo a due Lorenzo è sacrificato e non è il suo abito naturale, per ideale per farlo esprimere al meglio. Quindi rifiuta però l'etichetta di Teramo squadra da trasferta, anche se al Barbetti di Gubbio il Teramo può dare seguito ad un inizio 2022 lontano dal Bonolis finora molto positivo. Ma è una casualità, nel senso, noi l'interpretazione delle gare cambia poco, noi cerchiamo di vincerla la partita. Qua le prestazioni, io penso che le prestazioni più belle le abbiamo fatte in casa, mi riferisco a Vispesaro, all'andata, con la Pistoiese, col Gubbio stesso, e sul campo la squadra meritava di vincere in maniera proprio netta. Poi ci sono i portieri che fanno le parate, ci sono gli errori magari sotto porta, quelli ci hanno precluso di avere quei punti in più che ci avrebbero proiettato in una classifica estremamente diversa. Scendiamo di categoria, 3 impegni interni e 3 esterni per le squadre abruzzesi di Serie D che domani nel 21esimo turno del Girone F hanno motivazioni diverse per tornare a casa con un risultato positivo. Due squadre, Chieti e Vastese, sono le più in forma, Castelnuovo, Nereto invece sono impelagate nei bassi fondi. Il servizio. Nessun derby abruzzese, ma necessità impellente quasi per tutte di andare a pallino con 3 punti per la classifica. La giornata numero 21 nel girone F di Serie D è un concentrato di incroci per le 6 sorelle, con 3 trasferte e 3 scontri interni. Partendo dal basso, impegni in casa per Castelnuovo e Nereto. I nero-verdi di Guido Di Fabio, dopo la sconfitta nel recupero col Pineto e aspettando il recupero del 2 marzo contro il Fano, sono al terz'ultimo gradino, a 3 punti esatti dall'avversario di domani, il Castelfidardo. Parole di casa senza lo squalificato Milleri e soprattutto senza Lorenzo Emili, il faro della manovra offensiva. Ma adesso non è più il caso di scherzare col fuoco. Tra le mura amiche il Castelnuovo non vince addirittura dal 17 ottobre scorso contro l'Aurora Alto Casertano. Stesso avversario dell'ultimo viaggio da 3 punti di un Castelfidardo in crisi nera di risultati in questo 2022. Due formazioni dunque con tanti problemi e che avrebbero la gara di domani per provare a superarne qualcuno. Nei marchigiani out Marcelli per squalifica. Altra partita che si gioca in Abruzzo è quella che vede il Nereto ospitare il Tolentino, che ha appena piegato il Trastevere, vice capolista. I vibratiani sono una casella più in basso del Castelnuovo, penultimi, ancora molto, troppo distanti dalla zona play-out. L'unica speranza è iniziare a recuperare il gap contro i Cremisi, che malgrado le assenze di Strano in difesa e Capezzani a centrocampo, sono osso durissimo da battere. Del Grosso davanti invece non potrà contare su Pedalino e si affiderà all'imprevedibilità di Boito, sperando che basti. Tolentino imbattuto da 3 gare, ma che lontano da casa non brilla certo per continuità e risultati. Occasione dunque propizia, quasi l'ultima per il Nereto. Le due abruzzesi più in palla in questo momento, inutile girarci intorno, sono Chieti e Vastese. L'11 di Lucarelli sta macinando punti e posizioni. Il successo all'ultimo respiro col Porto d'Ascoli ha confermato quanto il Chieti viaggi sulle ali di un entusiasmo che nella prima parte di torneo aveva avuto solo a sprazzi. Fabrizi davanti a una sicurezza, Di Mino cresce a vista d'occhio, ma in generale il tasso complessivo si è alzato, al punto che la trasferta sul campo del Fano è l'ulteriore opportunità di inseguire un sogno chiamato playoff. Ma i Granata dall'altra parte hanno gli stessi punti e problemi di classifica del Castelfidardo e una gara ancora da disputare. L'altra abruzzese col vento in poppa è la Vastese, che ormai ha una sequenza impressionante di risultati utili consecutivi. Vero che l'Aragona continuerà ad essere a porte chiuse anche contro il Matese, ma i biancorossi potranno di nuovo contare su Ficara e davanti su Jonathan Alessandro, che rientra dopo il turno di stop per squalifica. D'Adderio continua in un lavoro incredibile che ha portato la Vastese dentro la zona playoff a braccetto di punti con Notaresco e Pineto. I rossoblù vanno in Molise al Ditella di Vasto Girardi per riscattare un momentaccio. Due sconfitte e un pari, quello di domenica scorsa col Nereto, che l'hanno fatto scivolare ai margini della zona spareggi. Tornano Frederick a sinistra e Diarra in mezzo al campo, da verificare le condizioni di Blando e Scimia. Davanti molto probabile il ritorno di Maio dal primo minuto. L'avversario è di quelli tosti davvero, in casa a parte 3 pari e una sconfitta non ha mai steccato e ha giocatori insidiosi per la retroguardia notareschina. Trasferta capitolina infine per il Pineto al Trastevere Stadium contro l'11 di Mazza, scottato dallo stop col Tolentino. Amaulo, da quando si è riseduto sulla panchina bianca-azzurra, ha fatto 2 su 2.
con Aurora Alto Casertano e nel recupero col Castelnuovo di mercoledì. Ma quello di domani è un banco di prova utile per capire se il Vento è cambiato davvero. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. I servizi che avete visto li trovate disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con l'informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.